di Alessandro Preziosi, grande sostenitore del Parco della Miene, viene sempre, quasi tutte le domeniche, e ci regala sempre qualcosa di diverso. Quello è il microfono per i cantanti uomini. Questo è per... Aspetta, vedi un po'. È il numero uno, Andrea. Comunque io come secondo nome mi chiamo Italo. Ah, ti chiami Italo? Vedi, sì. C'era qualcosa? No, veramente, mi chiamo Alessandro Italo Maria Stefano Preziosi. Ah, vedi? Si sono sprecati, come dice... Beh, sono il primogenito, non sapevano che sarebbero nati altri. Ah, certo. Vuoi sapere il nome degli altri miei quattro fratelli? Eccoci qua, che cosa è? Ah, questi, vedi? No. Poi tutti porti sti fogli quando poi canti in playback, Ale, tanto lo sanno tutti. Questo no. Preferite Napoli? Napoli? Scusa. Se dici preferiti Napoli, ma è chiaro che dicono Napoli subito, no? Cominciamo con una cosa, che c'è qualcosa d'americano qui, no? Non vuoi fare quella? Questa è bella. Questa è la storia di Stefano, in sostanza. Dai, sì. La sapete? La sapete questa? Questa è la storia di un ragazzo che veniva... Siete sicuro che questo era il microfono dei cantanti maschili? Vai a trovare l'altro? Forse... questo è meglio. Ecco, questo è sicuramente meglio. Ma lo sappiamo che sei maschio, tranquillo. Ok. È la storia di un ragazzo che veniva da molto lontano e che appariva molto strano a chi lo guardava da vicino, eppure dentro di sé portava una storia incredibile. Io quando ho letto questa canzone nella sua traduzione ho pensato subito a Stefano ragazzo, voi adesso lo vedete così, ma da ragazzo era uguale.
said to me, the greatest thing you ever learned is just to love and be loved. Dopo anni e anni e anni di prove. No, ma abbiamo fatto la tonalità da donna in realtà. Sì, vabbè, va bene, il microfono chiama tutto, chiama la bistecca in un certo modo, la zucchina in un certo modo, il microfono in un certo modo. Adesso giochiamo in casa. Giochiamo in casa, dai.